No, guarda, io sono Luca. Io sono Luca, i The Like abbiamo riascoltato su Radiosa alle 17.31 minuti, giovedì 4 di marzo. Matteo e Luca sono con noi in questo pomeriggio. Ragazzi, benvenuti. Ciao. Ciao, come state? Ciao. Eccovi, perfetto, grazie, vi vediamo anche. Grazie dell'invito. Ma ciao. Figurati, grazie a voi, anzi, per essere ancora lì nella bella Sanremo vuota, ma bella. Ah, ma sì, guarda, a momenti ripartiamo, guarda, c'è il furgone già lì pronto. Mi hanno detto, infatti, che stavate facendo valigie per partire via. Cioè, volete già abbandonare quella città immensa, così caruccia? Ma sai, guarda, io lo faccio con dispiacere, sinceramente, però qua è vuoto, cioè non c'è niente. E quindi da oggi sono diventati pure arancioni, quindi certo, che si deve fare? È giusto ripartire, dai, abbiamo da lavorare, abbiamo da fare. Perfetto. Poi per fare interviste, insomma, qua non dobbiamo fare niente, andiamo a casa, ci riconcentriamo, facciamo il focus sul da farsi, insomma, abbiamo tante cose da fare, quindi... meglio andare a casa che rimanere qua in hotel, dai. Luca e Matteo, i The Like, due fratelli gemelli che abbiamo visto ieri sera sul palco dell'Ariston, questa primissima esperienza bellissima, immagino, meravigliosa, che vi ha toccato sicuramente l'emozione e chiaramente anche vi darà, come dire, una bella forza anche per il futuro, giusto? Beh, certo, ci ha dato tantissima forza, e soprattutto per le prossime cose, per i prossimi singoli che usciranno, insomma, ci ha dato una bella spinta, ci hanno scritto veramente in tantissimi, adesso piano piano risponderemo a tutti. Però veramente sì, stiamo avendo poi anche un ottimo responso, quindi sì, non potremmo essere più contenti, guarda. Ragazzi, posso chiedervi anche da quanti anni fate musica insieme? Ma in realtà insieme da poco, sarà un annetto, sì. Abbiamo iniziato però a fare musica quando eravamo piccoli, verso i 12 anni, gli 11-12 anni, sì. No, questo anche quindi per descrivere e per dire ai nostri amici che ci seguono in radio e in TV che dietro il lavoro di un giovane c'è uno studio, c'è un lavoro, non c'è soltanto la presenza al festival dal Perfetti Sconosciuti, quindi è giusto che si arrivi con una bella preparazione. Bravo. Ma io ho scoperto, già immaginavo, avendo studiato al conservatorio, che comunque per la musica serve fare tanta fatica. Certo. Però in questo caso l'ho scoperto ancora di più e vi garantisco che è un lavoro che non sembra, ma non è tutto bello e appariscente come appare. In realtà l'esibizione sì, ti diverti, ma le cose che c'hai da fare prima, gestire lo stress, sì, insomma, non è molto lavorare semplice. Nuovi pezzi, poi qua siamo in 12, per capire in quanti, in 12 tutta la banda, in tutto siamo in 12, ragazzi. Quindi, io insomma, Sanremo lo conosco molto bene, conosco i ritmi, prima abbiamo avuto anche ospite Greta Zuccoli e ho detto: ma non sei stanca di fare interviste, di sbatterti dalla mattina alla sera, di dormire 2 ore al giorno, insomma, quindi è una domanda che posso fare anche a voi per sapere il vostro punto di vista su questa grande roba che si chiama Sanremo, Festival di Sanremo. Ma no, non siamo stanchi, ma sai perché? Perché io credo che noi due portiamo un grande rispetto per la musica e per l'opportunità che ci ha dato. Quindi sai com'è? È come non puoi sputare nel piatto dove mangi, no? Certo. Sì, però si dice sta frase sembra che ti fa schifo, ma sei obbligato a farle, Luca. No, sembra che mangi dal tuo piatto e anche quando è difficile farlo, devi continuare a farlo, perché è giusto farlo. Vabbè, certo, c'è il rispetto per tutti gli operatori veramente della musica, compresi chiaramente anche noi poveri giornalisti, insomma, che vi facciamo domande su cose magari già dette e ridette, quindi perdonateci, insomma, delle volte è così. Allora, che cosa c'è nella vita dei The Like da domani? Da domani scrivere. Abbiamo appena fatto un incontro con Universal, abbiamo concluso qualche minuto fa sul da farsi. Ci siamo presi un paio di settimane per scrivere ancora. Sì. E presto uscirà. Un po' saltella, ragazzi. La linea che va e viene, una Sanremo intasata, forse. Saltellate. Ok, forse le riusciamo a recuperare. Sì, ce l'abbiamo. I The Like sono lì fermi, perfetto. Okay, abbiamo ristabilito la linea. C'è tanto lavoro quindi che sta arrivando. Ci sono collaborazioni, c'è un incontro con la label e quindi un nuovo lavoro che sta per arrivare. Quindi ho capito che ci avete, insomma, da fare. Insomma, c'è un bel lavoro dietro alle spalle che vi aspetta. Vi saluto, ragazzi. Però prima volevo giocare con voi in un minuto. Volevo sapere anche il vostro punto di vista sulle canzoni che stanno suonando al Festival Tra i Big. Vi
sparo dei nomi così a caso, mi date un voto personale, da fratelli, da gemelli. Allora, Ermal Meta, guarda, ti dico... dimmi. 9 e mezzo. 9 e mezzo, sì, subito. No. Bugo. Bugo, bello, sai che piace, io un 8 e mezzo, sai che glielo do, mi piace. Sì, ah, anche, sì. Anche a me mi piace il suo personaggio, quindi anche lui 8. Orietta Berti. No, 110 lode. Abbiamo anche avuto poi l'onore di incontrarla, quindi 110. Sì. Dai, ragazzi, mi avvicino anche alla vostra realtà perché vorrei parlare di Joe Evan. Joe, lo sai che io non ho ancora avuto occasione di sentirlo perché abbiamo visto veramente poco. Ieri sera abbiamo festeggiato tutta la sera. E chiudo con lo stato sociale. Stato sociale, sono stati strepitosi. Sì, una performance. Guarda, posso dire una cosa qui. Tutto quello io, che vuoi, ragazzi. Certo, certo. Io con la Pesce di Martino. Sì. Cioè, è la tua preferita in assoluto? Sì. Sì, sì, non capisco come abbia potuto essere così indietro nella classifica di lunedì. Io non capisco come fai a pensare te. Ma ragazzi, guarda, è io non capisco guarda, come fai a pensare a queste cose. Non so se sono all'ascolto, ma bravi con la Pesce di Martino. Ma lui già non lo sa che in realtà è la più forte è quella di Fulminacci, ragazzi. Cioè, Fulminacci dovrebbe vincere Sanremo. Beh, tutti questi apprezzamenti io direi di farglieli recapitare, insomma, ai diretti interessati. Quindi, per il momento, io vi ringrazio per quello che avete dato al festival. Con questa Io sono Luca che continuerà a suonare nelle radio perché è così simpatica. Ragazzi, grazie, in bocca al lupo per tutto e buona vita nella musica. Grazie di cuore. Grazie a te, viva il lupo e viva la musica e buon Sanremo. Grazie, erano Luca e Matteo i Dell'AI in diretta su Radiosa collegati con noi da Sanremo, ma in partenza invece adesso da Sanremo c'è anche Gaemon. Avevo aspettative su chissà.